Vediamo se riusciamo a invitare Davide qui e così possiamo parlare insieme a voi, ragazzi. Ciao ragazzi, allora come va? Spero mi sentiate benissimo, almeno così vediamo se riusciamo a sentire Davide e collegarci tutti insieme. Vediamo se con questo tentativo qui ce la facciamo. Vediamo un attimo se riesce a collegarsi. Buongiorno ragazzi. Speriamo di farcela, così facciamo una bella chiacchierata insieme a Davide e ci raccontiamo un po' di cose. Tutto bene, ho appena preso un caffè, anzi diciamo che è già il secondo, non è neanche più il primo. E tutto bene, a Torino è uscito fuori il sole, finalmente è anche qua una bella giornata, le notizie sono un po' più positive rispetto a qualche giorno fa, quindi continuiamo a restare in casa e chiunque debba uscire per lavoro o per altre cose che rispetti tutto quello che ci hanno detto e aspettiamo, anche perché altro non possiamo fare. Allora, vediamo un po' se abbiamo trovato Davide. Ancora niente, aspettiamo. Come Juventus o Torino? Ma che domanda è? Grazie a C20 per il complimento. Come stai, Svizzero? Sullo Svizzero è Stefan Lichtsteiner che si è appena collegato. Mando un grandissimo abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Vediamo allora, aspettiamo Davide, se riusciamo a collegarci per continuare la nostra chiacchierata che doveva iniziare alle 10, ma per colpa della rete siamo un po'... e mettere le bandierine svizzere top, eh? Vediamo un po', aspettiamo. Vi manca il calcio, vi manca la vita di prima, eh? Che leggo un po' tutti i vostri commenti, state parlando tutti del calcio, della Juve, delle vostre squadre. Manca a tutti, ma manca, diciamo, la normalità, quello che era prima per noi normale, vivere quei momenti lì, anche perché eravamo nel clou della stagione, che ci tornavamo a riguardarci la Champions League, la fase finale del campionato. Però tornerà tutto alla normalità, dai. Lo so che manca tutto, avete ragione, manca tutto, però l'importante è sempre la salute, ragazzi. E ringraziamo sempre tutti i medici, gli infermieri, i volontari, la protezione civile che in questo mese e più settimane stanno lavorando per noi. Davide non l'ho ancora visto, vediamo se riesce a collegarsi con noi. Cosa ne dice Zeko? Anche lì è tutto fermo, però anche loro il campionato lo stanno praticamente vincendo, sono primi e quindi mi auguro che possano vincerlo anche quest'anno. Un saluto dalla Puglia, ciao a tutti. Hai ragione, passerà tutto, vedrai che ce la faremo, dai, l'importante è quello. Che a casa si scaposcia. vabbè, dai. Ma passerà anche questa. L'importante è se avete la fortuna di avere a casa con voi dei bambini, passate più tempo con loro, giocate insieme,
E piano piano i giorni passeranno. Vediamo un po' se Davide ce la fa. CR7 rinnova. E che domande sono? Io mica sono Di Marzio, che sa di calciomercato e di nuovi contratti, dovete chiedere a lui, mica a me. Mannaggia le video lezioni. Ciao cari, spero che tu stia bene, a te e ai tuoi cari. Cosa penso dell'Atalanta? Cosa penso dell'Atalanta? Che l'Atalanta è una grandissima realtà e peccato che ora proprio lì c'è stato e c'è ancora uno dei focolai più importanti, però Bergamo è una città forte come tutto il nostro paese, quindi si rialzeranno presto e potremo rivedere anche l'Atalanta in campo. Salutaci Ale Tocci. Per me si passa con il Lione, ma per me adesso bisogna vedere se si riparte tutto, perché bisogna vedere se oltre al campionato anche la Champions avranno un futuro quest'anno o no. Quindi anche lì è tutto un punto interrogativo. Nello sport, come nel lavoro, come nella vita, adesso siamo fermi, ragazzi. Quindi parlare di una partita che non sappiamo neanche se si giocherà. E è assurdo ora. Marchisio, Maturi, andrei a giocare nella Juventus. Sì, con la maglietta che ho a casa della Juve in giardino, perché ho smesso di giocare. Oh, svizzero, sì, proprio. Vorrei fare domande come un giornalista. Chissà che starai facendo lì nella tua bella Svizzera, eh? Anzi, te la rigiro io a te la domanda. Allegri o Conte? Perché l'X-Tel mi ha fatto questa domanda qua. Allegri o Conte? Ora la rigiro io a lui, vediamo se mi risponde. E vi leggo la risposta. Ecco, ridi, ridi. Vediamo, stiamo aspettando sempre Davide, anche perché avevo un po' di domande da fargli, soprattutto sulla ristorazione. Allora, vediamo se troviamo Davide. Allora. Sì, mi sento no, spesso con Ale.
Eccoti qua. Davide, mi senti? Andiamo al collegamento, aspettiamo Davide che forse l'abbiamo trovato. Davide? Ci siamo? Io sì, ci sono, ti sento e ti vedo, finalmente. Yeah! L'abbiamo Trofeo! fatto, Anzi, solleviamo la moca, dobbiamo fare colazione, solleviamo bravo, la moca. bravo. Come questa. Io ogni mattina la preparo, sono uno di vecchie abitudini. Allora, io inizio, rinizio praticamente al quarto caffè, ma ne ho preso poco. Rinizio versando il caffè, ok? Un po' meno di quello di Perfetto. prima, perché sennò oggi non dormo per due Io giorni. Poi. ho appena finito il terzo, ma tanto Io sappiamo sono benissimo che non fa interessato. male, sappiamo questo tabù. Io sono appassionato molto anche di caffè e della moca, per cui capisco perfetto. No, allora finalmente, prima dicevo, ho questa grande opportunità che sto condividendo con te. Tu sei stato un grande campione sul campo e credo, anzi credo, e hai dimostrato anche dal giorno in cui ti sei ritirato quanto bene hai fatto in campo, per cui hai vinto, i numeri lo dicono, e quanto corretto tu sia stato in campo. Parlo un po' da ex sportivo, anch'io ci ho provato con la carriera calcistica fino a 16 anni, sono riuscito ad arrivare in C2, poi un brutto incidente mi ha eliminato, mi ha dato altre opportunità per quello che poi ho scelto, quindi la cuscia. Per cui capisco e ti volevo fare in diretta con tutte queste persone che ci stanno seguendo i complimenti di cuore, nonostante tu sai la mia fede che è tutt'altro, però sopra c'è lo sport. La competizione pulita e poi tutto il resto per me sono discorsi da bar. Per cui complimenti veri di cuore, da un interista lo dico, non potevo non dirlo. E invece so che tu adesso, naturalmente, il cambio vita è stato importante. Mi ricordo la data che era il 3 di ottobre, perché io compio gli anni il 1 ottobre, per cui mi è Sì, rimasta impressa perfetto. questa cosa, il tuo ritiro. E per cui. Com'è il cambiamento? Io l'ho avuto dai 16 ai 18 anni il cambiamento, cioè dai ritiri estivi che facevo con la C2 mi sono trovato poi ai ritiri estivi nella cucina perché naturalmente non mi ero fatto male. Il tuo cambiamento com'è stato? Violento? È stato morbido? È stato, insomma, ci hai ripensato? No, Vedo no, tante no, no, cose che no, sono non è stato diventate. violento, no, no, non è stato violento anche perché la scorsa estate ho avuto tutto il tempo per pensarci bene, per vedere un po' il mio corpo come rispondeva all'ultimo infortunio, quindi è stata poi una scelta ponderata nel tempo che mi ha permesso di affrontarla in maniera diversa rispetto a un addio al calcio, dove di regola un calciatore sa che arriva quella data lì, fai l'ultima partita della stagione e devi salutare tutto e tutti, quindi un po' più malinconico, diciamo così, un po' più forte come addio. Quindi quella parte lì ero già abbastanza preparato. È stato più forte l'impatto invece nel lavoro fuori dallo sport, dal calcio, quindi con le varie attività che sto seguendo. E lì è un'altra realtà dove sto facendo esperienza e sto portando avanti nuovi sogni insieme ad altre persone. Quindi anche tu sei uno che vive coi sogni, visto che il Liga dice che i sogni sono gratis, per cui non costa nulla farli e quindi è giusto farlo, anche perché psicologicamente ti mettono tranquillo. Senti, ma vuoi dirlo tu? Mi sono informato, poi ci siamo parlati anche poco fa, cioè prima, il tuo lavoro quotidiano, il tuo quotidiano adesso, ti sei messo a fare qualcosa di per me molto carino, molto curioso, che La ristorazione, ma sono un po' di anni che stiamo portando avanti il progetto Legami, dove siamo già qui in Piemonte a Vinovo, poi a Roma e anche per lo stagionale in Sardegna. Parlare di questo progetto qua in questo momento è un po' particolare perché siamo tutti bloccati, non solo la ristorazione, ma tutto quanto. E infatti sarebbe bello, io ti faccio io una domanda, come la vedi a livello imprenditoriale l'evoluzione della ristorazione nei prossimi anni,
anche pensando a questo momento qui dove è tutto fermo, ma quale potrà essere il futuro della ristorazione nei prossimi anni? Che strada prenderanno, se cambieranno, se sarà qualcosa di nuovo? Ma sicuramente l'approccio iniziale sarà molto forte, nel senso che il fatto di tenere le distanze, il fatto di mantenere fede a queste regole che ci vengono date, che però posso essere onesto e chiaro, tutte queste regole del fatto che bisogna lavarsi le mani, continuano a dirlo, ed è giusto che sia così, per l'amor di Dio, sanificare gli ambienti dove siamo. Tutte queste cose di pulizia erano già state scritte da, insomma, tanti anni fa. Io quando ero piccolino, le regole della casa era quando entravo in casa, la mamma, prima cosa si lava le mani, poi si pulisce, si cambia la camicia. Insomma, tutte queste regole erano già state scritte. Probabilmente è stato questo periodo che ci ha portati ad essere più di quello che l'uomo poteva essere o poteva fare. Per cui abbiamo praticamente usufruito in maniera sbagliata del nostro tempo e ci siamo ridotti ad avere questo grandissimo problema. Per cui il futuro, mi piacerebbe avere la lampada per dire sarà così, ma secondo me il futuro basta guardare un po' indietro, basta guardare l'insegnamento delle famiglie, l'etica che c'era, il rispetto per la società. Secondo me il futuro sarà gradatamente ripreso, ci sarà la voglia di stare assieme. Ma non di stare scusa il termine, nel casino. Perché è vero che la tavola, io ti prendo l'esempio della tavola, la tavola è bella, ma se tu crei un tavolo di 20 persone pensando di fare tavolate e stare tutti assieme, il primo con l'ultimo non parleranno mai, quindi conviene fare un tavolo di È poche vero. persone, perché la condivisione, che è quella che l'uomo vuole, è quella di potersi parlare. Per cui io vedo nella mia attività il futuro. E così ne sono felice e già ero in procinto di farlo. Io ho 14 tavoli, avevo già programmato in questi mesi di levarne altri due per dar spazio, ma questo lo dicevo già da un anno che poi nel mio ristorante non è che ce ne siano tanti, però volevo ancora ridurre per avere ancora più convivialità. Ma la convivialità nella ristorazione deve essere quella tra gli ospiti a tavola e quella tra colui che ti guida per il cibo, cioè il cuoco, il sommelier, la cucina, cioè l'interazione totale. Per cui questo era già stato scritto, basta andare a rispolverare quello che è il nostro passato, applicarlo a quello che sarà il futuro e prenderlo naturalmente con un po' più di sorriso in faccia e un po' più di semplicità. Perché nel mio progetto, guarda, ti dico un aneddoto molto rincuorante, molto bello che mi è accaduto ieri. L'altro ieri, 3 giorni fa, io ho la casa e l'ufficio sotto, per cui da solo sono in ufficio, mi sono divertito a rispondere al telefono perché squilla il telefono nel ristorante. Allora, la curiosità, siccome sono un tipo molto curioso, mi ha portato a rispondere, chiedere, prego. E questa signora, addirittura questi signori che hanno chiamato, volevano prenotare uno per settembre, uno per ottobre, uno per novembre. E la mia domanda è stata: io non posso darvi nulla in questo momento perché è tutto chiuso, fino a che non ci sarà un decreto che ci porterà ad essere aperti, non posso dare nessuna risposta. Perché voi state chiamando qua? E la risposta è stata perché nel buio di questa giornata o di questi giorni volevo un filo di luce che mi potesse rincuorare per dire a settembre, ottobre io avrò un tavolo nel ristorante Do. Per cui la forza dell'economia è basata sulle persone. Evidentemente molti economisti, molta finanza, molti politici hanno pensato di bypassare questa interazione tra uomo e ideali e quotidianità nel lavoro. L'hanno bypassata, la stiamo pagando tutti. Parlavo con Don Gino Rigoldi, che credo tu conosca, qualche giorno fa. Eravamo coscienti tutti e due che questa è la rivolta del mondo, cioè il mondo ci sta dicendo che comanda lui. Non comanda l'uomo sul mondo, eravamo nei problemi con la sostenibilità, con la stessa Greta che si proponeva per andare a parlare, per vedere di salvare il mondo. Hai visto che io dal sabato al lunedì ho chiuso tutto, cioè mi sono chiuso in casa e questo periodo di riflessione servirà soprattutto a noi uomini, ma servirà soprattutto al mondo che ci sostiene, che ci fa camminare sul mondo a ripulirsi.
Per cui l'impatto anche della sostenibilità sarà nettamente passato, perché adesso è un mese. Io spererei che fra 15 giorni si ripartisse, ma E lo dentro di me sperano c'è un tutti, ma lo triangolo. sappiamo benissimo che ci vorrà di più. Per cui è tutto già scritto, bisogna rispolverare, ripassare quello che i nostri grandi vecchi ci hanno tramandato e riportarlo in auge, senza l'impatto dell'economia che sarà, perché poi alla fine siamo, io sono un piccolo artigiano, io l'importante è che faccia qualcosa per quelle che sono le mie possibilità, cioè non il passo più lungo della gamba, mi viene da dire come tu hai fatto nella tua grande carriera. E dando fede a una maglia, restando, diventando bandiera, è questa la credibilità. Io vedo nel tuo campo tanti giocatori che per questioni di danari, ok, cambiano casacche ogni anno, ogni 2 anni. Cioè, secondo me, questi, voglio dire, non faccio nomi, per cui parlo in generale, non avranno una carriera di soddisfazione o di ragazzo pulito quale sei tu. Scusami, sono andato un po' No, no, oltre. no, hai fatto benissimo, è stato molto, molto pulito in tutto quello che hai detto, si è capito benissimo, ma infatti hai detto anche poi una cosa, di riguardarci un po' indietro, di fermarci. Se pensiamo un po' a un paradosso di questo periodo, purtroppo questo virus sta colpendo soprattutto le persone più anziane e quindi proprio per questo molte volte i nipoti, i figli non possono stare insieme ai propri genitori, ai propri Scusa, nonni, c'è ma sarebbe un'intrusa, stato... eh? Guarda chi c'è. Ciao, Dice, principessa! c'è un'intrusa. Saluta, ti ha salutato, Ciao, Claudio. Ciao, ti ha salutato anche lei. ed è un Scusa, peccato scusate. che i figli, i nipoti non potevano passare del tempo, soprattutto in questo momento, con i nonni, con chi ha vissuto tempi più lontani, diversi, un po' più lenti, dove si apprezzavano molto più le cose, c'era meno velocità intorno a noi. Questo è un peccato perché questo periodo qui sarebbe stato di grande aiuto, secondo me, ai giovani per capire un po' com'era prima, per capire cosa sono le crisi, perché loro le hanno provate veramente, ma non soltanto dalla guerra, ma anche da impatti economici che ci sono stati in quegli anni. Quindi è un peccato che questo rapporto non si possa rafforzare tra i giovani e gli anziani, perché purtroppo la fascia più colpita sono loro e molte volte non possiamo andarli a incontrare, a vedere proprio per non metterli in pericolo. Però quello è un momento, è anche un po' come il discorso della tavola, no? Delle 20 persone che dal capotavola, da una parte all'altra non ci si riesce ad ascoltare. E adesso noi stiamo vivendo sempre di più la tavola, perché ci unisce come famiglia, essendo tutti in casa, a parlarci tra di noi. Ma prima ti parlavi tipo a cena e ti chiedevi com'è andata la scuola, com'è andato l'allenamento, com'è andato il tuo lavoro oggi. Adesso, stando 24 ore su 24 a casa, ogni volta parlarsi è diverso rispetto a prima, e quindi ci si riscopre un po', ci si riconosce. Quindi è l'aspetto positivo e diverso di questa situazione qua, almeno io credo. No, no, è vero, è vero. Io parlo, io ho una mamma che ha 89 anni e mezzo, che vedo, lei abita nella villa, per cui la vedo da una finestra, passo solo a salutarla perché, insomma, quell'età è in casa da sola, insomma, va bene, però anche lei con un sorriso mi dice, guarda Davide che passerà, ed è molto ottimista su questa cosa. E le mie riflessioni vanno a loro, il mio papà è mancato 11 anni fa, però anche lui mi diceva che loro hanno praticamente assistito alla guerra, hanno subito la guerra, hanno ricostruito il paese con tutti i nostri grandi vecchi e adesso si trovano, dopo che ci hanno consegnato il paese, si trovano ancora loro a dover pagare dazio per noi, perché alla fine, come tu dicevi, sono più gli anziani che pagano rispetto a quelli della mia o la tua età o quelli più giovani. Per cui va dato atto, come dicevo prima, di veramente ritornare a quello che era già stato scritto, a quello che era il comportamento e l'educazione, che poi credo che questo sia nel calcio, che è quello dal quale io ho preso spunto per fare il mio mestiere, sia nella cucina, ci debbano essere, perché tu hai giocato in una grande società dove ci sono regole, per cui se tu sbagliavi, tra virgolette, pagavi, cioè l'insegnamento eri adesso hai sbagliato, paghi così, così, così. Nella cucina è uguale, nella mia famiglia esisteva questa regola. Probabilmente abbiamo finito di dare delle regole o di dare delle idee corrette ed è per questo motivo che siamo andati così. E il nesso, come avevo detto prima, tra cucina
e calcio, a parte il fattore C calcio e C cucina, è proprio il gioco di squadra, perché anche nella mia cucina io applico il terzo tempo, che è la stretta di mano all'inizio quando si entra e alla fine, ma questo proprio per far sì che il gruppo rimanga unito. Sono da queste piccole regole, credo, che si compongano, che si costruiscano i progetti e che si creino grandi, grandi, grandi cose. E dal calcio, il calcio a me ha dato tanto, anche se l'ho preso forse nell'età più bella della vita, dai 7, 6, 7 anni ai 16, dove mi è rimasto impresso tutto, per cui sono riuscito a prendere spunto da un incidente, da una cosa negativa della mia vita, e tradurla nel positivo. Tu, Giusto. a parte questa parentesi che tu hai nella ristorazione, il futuro invece come lo vedi? Tu fai anche comunicazione, no? Mi Sì. dicevi. Come vedi la comunicazione? Sarà una comunicazione più violenta, più diretta, mordi e fuggi, o sarà una comunicazione da costruire in maniera diversa? Io sono dell'idea che bisognerà costruirle in maniera diversa e non più, come hai detto te, sul mordi e fuggi, anche perché soprattutto in questo periodo qua le persone cambiano un po' il loro modo di essere, il modo di affrontare le cose. Eravamo passati a un periodo dove tutti giudicavano, bisognava condividere la propria, non soltanto la propria immagine, ma il proprio essere, le proprie idee, e ormai eravamo. Era soltanto il giudicare lo trovavamo in tutto, dalla partita di calcio a giudicare un politico, a giudicare un piatto in cucina, tutto quanto. Quindi si guardava più in mente che cosa c'era, ma si voleva soltanto puntare il dito a qualcuno. E quindi eravamo in un momento, secondo me, molto, molto, molto fragile, con un equilibrio che si stava spezzando. Quindi forse questa cosa qua spero che possa aiutare le persone a riproporsi, a rivedersi un po' anche internamente. Riflettere un po'. Invece andiamo un po' più sul fan adesso. Una tua ricetta che hai nel cuore, adesso una curiosità mia riguardo al tuo gusto personale, al tuo palato. Una ricetta che hai nel cuore, o una ricetta che tu porti nel tuo modulo di ristorazione, qual è? Una che hai nel cuore, o che magari cucini, tu non so, cucini a casa. Sì, ma poca roba, non sono bravissimo. Riesco a fare le uova in tutti i modi. Poi io amo molto carne, pesce, verdure. Non sono uno tanto da pasta, anche se, per esempio, mia moglie è molto brava a preparare tanti primi piatti, però a me piace sempre la sostanza nel piatto. Quindi o deve essere un cacio e pepe, una matriciana, una carbonara. Il classico piatto al pomodoro non mi soddisfa, ci deve essere sempre un po' di sostanza dentro. Però il mio preferito, devo dirti, io amo tantissimi formaggi. E i gnocchi al Castelmagno, i gnocchi ai quattro formaggi è una cosa che non posso mai dire di no, mai. Castelmagno numero uno, grande formaggio italiano invecchiato. Lo metterò in carta. Avevo preventivato di metterlo nella carta del ristorante Primavera, però naturalmente mi sa che lo riporterò nell'autunno l'inverno prossimo. Ristoranti non possiamo mettere gnocchi al Castelmagno, non c'entrano molto con la nostra linea di cucina. Ah, vero, Senti, tu parlavi di uova, io l'ho dato prima un consiglio, lo ridò naturalmente, perché tu non eravamo collegati. Guarda qui, adesso se forse la vedi, non Sì, la posso girarla vedo. più di tanto, ma è un omelette, la diciamo un po' fighettino, un po' alla francese, non la frittata, ma un appetito omelette, dove ho messo un po' di marmellata di albicocca passata al setaccio molto fine, e poi una piccola spolverata, vedi? Di polvere Il di caffè. caffè. Io utilizzo il Tierra Colombia, che è un caffè che dà quel giusto di anche testura di croccante sopra questa frittata molto morbida, per cui l'abbinamento tra la frutta, l'albicocca, la marmellata, l'uovo e il caffè che dà lo speziato, il profumo, fa parte del mio modo nuovo di pensare la cucina. Poi naturalmente l'ho abbinata ad un pezzo di pane a fermentazione naturale. E quindi questa era una colazione che dovevamo fare prima, che farò adesso, per cui oggi il pranzo lo salterò un po'. E due parole sul caffè, però naturalmente ringraziando la Mazza, che mi sostiene da un po' di anni, che condividiamo questa comunicazione di qualità. Voglio dire che il caffè
è diventato per me un punto fermo nella carta del ristorante. Cioè, se prima lo era solo come un fine pasto, quindi dopo aver mangiato, oppure al massimo entrare nella pasticceria, per me l'eccellenza della grande cucina adesso prevede uno degli ingredienti principali, il tocco di caffè, che poi possa essere un caffè espresso, uno da moka, l'utilizzo dei chicchi oppure della polvere. Secondo me può andare bene, ma nella mia carta, nei miei ristoranti, nel mio ristorante, nelle mie attività che ho, c'è sempre il riferimento tra il salato e il profumo del caffè. Adesso non so se condividi questo, adesso come hai visto l'ho bevuto 3-4 volte in diretta. Beh, il tuo talento in questo mi piacerebbe avercelo in casa ogni tanto per dare una mano a mia moglie, però sul caffè io non posso farne a meno. Alla mattina è la prima cosa che faccio, è proprio prepararmi la moka con un buon caffè, perché se no non riesco a partire, anche perché alla mattina faccio sempre un po' di fatica. Io amavo giocare sempre alla sera, perché la sera ero un po' più attivo, quindi la mattina se non mi preparo la moka per farmi una bella tazza di caffè non riesco a ripartire. Poi il piatto che mi hai fatto vedere, per me la classica colazione dopo il caffè, si parte soprattutto con un buon toast, della frutta o delle uova strapazzate, una bella frittata. Quindi più o meno la mia colazione alla mattina è sempre quella: non manca mai frutta, caffè o le uova, un toast. Non son tanto da dolce, io, Ma ti manca da croissant. il rituale del bar ti manca, o cioè il fatto di avere il bar, girare il cucchiaino nel caffè, berlo e uscire, cioè proprio l'italiano, il modo Sì, italiano. ma quello manca il condividere più che altro il caffè insieme a qualcuno, che è quello che in realtà adesso sta mancando un po' a tutte le persone, perché passiamo tanto tempo davanti al telefonino a mandare messaggi, a fare videochiamate, perché ci manca proprio di condividere qualcosa. E quel rituale lì, quando vai al bar non soltanto per colazione, ma anche quando esci dall'ufficio perché hai un incontro con qualcuno, è la prima cosa che ti viene in mente di andare al bar e condividere un caffè insieme a qualcuno, quello manca tantissimo. Vedi, condivido anch'io questa idea. Per cui, cosa possiamo dire d'altro? Io avrei un milione di domande da farti sulla carriera, sulla tua carriera. La più bella cosa che hai vissuto, dai, posso approfittare, abbiamo ancora qualche minuto. Certo. La più bella cosa che hai vissuto nel tuo passaggio da pulcino a professionista e magari anche una delusione che hai avuto, se puoi. Beh, quel passaggio lì, la parte più bella, te lo danno i tifosi e le luci di uno stadio. Prima giochi nei campi di periferia, nei campi dei settori giovanili, dove hai poche persone che ti guardano, o a volte sei dentro ai centri sportivi e non hai neanche il pubblico. Quel salto lì, appena entri in prima squadra, che entri dentro gli stadi, senti il tifo, i cori delle tifoserie, e tutto il contesto, quello lì ti fa capire realmente in che mondo stai entrando, in che realtà stupenda è poi lo sport, perché i primi attori nel calcio sono sempre i calciatori, ma senza intorno i tifosi, i fan, non ci sarebbe questa grande emozione che poi il calciatore vive realmente dentro il campo, come nel tuo mondo. Voi siete i primi attori della cucina, della ristorazione, ma la grande emozione è vedere un vostro cliente o qualcuno che comunque, mentre assaggia una vostra pietanza, gli viene quel volto che sta godendo, come vedere un calciatore fa gol e il tifoso salta sugli spalti. Penso, credo che sia così. Senti, mi viene in mente una cosa un po' scherzosa, se me lo permetti. Tu fai parte di quella generazione dei pulcini che quando andava a casa dopo l'allenamento, magari fatto sotto la pioggia, al fango, eccetera, si puliva le scarpe, metteva il formascarpe, la carta, oppure te le facevi pulire le scarpe già? No, no, erano quelle regole che tu metti dentro la tua cucina, sono le regole che poi abbiamo imparato nella scuola. Noi l'abbiamo imparato nel settore giovanile. Avendo fatto il settore giovanile nella Juve, avevamo dirigenti e allenatori che, quando finiva l'allenamento, bisognava raccogliere tutti i palloni, metterli nella sacca. Ogni settimana ognuno aveva i propri compiti, entravi nello spogliatoio e per due motivi in realtà lavavi le scarpe: il primo perché l'allenatore ti obbligava a pulirle, e secondo perché se non lo facevi, quando tornavo a casa mia mamma mi dava le mazzate se non pulivo le scarpe perché era tutto sporco.
Ecco, allora una domanda, una provocazione ti faccio. Non credi che dal fatto che, dall'esempio grande che tu hai dato mantenendo una casacca per tanti anni, perché hai reso omaggio a quelli che ti hanno dato tanto, cioè la Juventus, eri l'uomo bandiera, insomma, ti sei dedicato a loro, non credi che il fatto che molti giovani calciatori che cambiano casacca ogni anno, ogni 2 anni, come dicevo prima, a loro manchi questa base di insegnamento? Credo, vabbè, innanzitutto diciamo che per un grande professionista avere interesse da altri grandi club importanti è comunque motivo di orgoglio e ti porta comunque, no, al pensare di poter cambiare squadra o nazione, perché è anche un'esperienza di vita, entri anche in un'altra grande storia di un altro club. Diciamo anche che, ritorniamo un po' al discorso di prima, che va tutto molto più veloce, il mercato richiede anche questo, spostamenti e quant'altro, quindi anche i giocatori, forse una volta era un po' diverso spostarsi perché, diciamo, si vivevano un po' di più i propri confini, la propria cultura, adesso invece il fatto di muoversi di più, è vissuto anche in maniera diversa rispetto ad anni fa. C'è anche da dire quello. Però le bandiere comunque ci sono, parlo di te, parlo di Buffon, parlo di Maldini, parlo di Zanetti all'Inter, insomma, qualcuno che è sopra alla media, insomma, voi vi siete dimostrati grandi in campo e grandi fuori. Per cui Sì, vedi che però questo è tutto. bandiera si può anche cambiare un po' ora il senso di bandiera, perché è vero che è legato ai tanti anni, al tanto sacrificio che tu hai dato per una società, per i tuoi tifosi e per una maglia, però credo che il tifoso si leghi tanto anche a un calciatore, anche se in pochi anni che è rimasto con quella casacca ha dato veramente tutto. Io mi ricordo tanti giocatori che hanno cambiato maglia, squadre, paesi e quant'altro, e quando ritornava a giocare contro la sua vecchia società c'erano i tifosi che comunque lo applaudivano, lo incitavano e lo ringraziavano, perché comunque alla fine è quello che dai dentro al tempo che tu stai dentro una società, non tanto quanto possono essere gli anni. È vero che più anni stai e più si lega un rapporto, però ci sono anche giocatori che in pochi anni hanno lasciato un segno indelebile in società. Io posso pensare, faccio un esempio, Carlos Tevez è stato pochissimi anni con noi alla Juventus, ma quello che ha dato in 2 anni come leadership, come giocate, come gol, come vittorie, ha Ricordo. regalato tantissimo. Io invece la mia prima, adesso la domanda che ti ho fatto ti rispondo io per me, il mio primo campionato di Serie A nella cucina l'ho fatto. Adesso se riesco mi sposto, ti faccio vedere, ho anche la foto che la ritrae, che era il primo anno da Gualtiero Marchesi, che è questa, ce l'ho appesa in casa. Aspetta, vediamo se si vede. Sì, si vede, eccola qui. Bellissimo. Due Marchesi, io sto piazzando il piatto, per cui per me quello è stato il momento in cui il sogno cominciava ad avverarsi, a prendere tutto quello che avevo in mente, e fatto al fianco di Marchesi, che poi è stato quello che mi ha fatto, che mi ha lanciato. Io poi ho lavorato a Londra, a Legazpi, ho lavorato nel Casa Monte Carlo, a Parigi. Ma infatti, per legare un po' questi due mondi, credo che lui possiamo un po' inserirlo come il CT della nazionale, perché per tanti grandi chef lui è stato un po' il CT della nazionale, no? Che ha fatto uscire fuori tantissimi talenti, no? Sì, è vero, è vero. Difatti, gran parte dei grandi cuochi italiani che ci sono ora sul mercato italiano arrivano dal vivaio di Marchesi, se vogliamo utilizzare termini calcistici. Per cui lui ha fatto tanto, e all'epoca io mi chiedevo, era l'epoca in cui uno dei primi ad andare all'estero, un calciatore, fu Vialli, a fare l'allenatore del Chelsea e giocatore, Sì. È mister e giocatore, che era una cosa ancora veramente all'inizio, vero. però solo lì si faceva. Per cui mi domandavo all'epoca che i cuochi già giravano, cioè io ero già stato in Francia, in Inghilterra, poi a Monte Carlo, poi in Italia. Quando mai avessero iniziato? E da lì a pochi anni poi anche voi, vedo, hanno iniziato credo forse prima i mister, da credo Sacchi, Trapattoni, fino a scendere ad oggi a Ancelotti, a Conte, eccetera, ad avere una visione calcistica più ampia.
perché fino a pochi anni prima, se tu me lo confermi, pochi calciatori italiani andavano all'estero, a meno che già pensionati e quasi nessun allenatore, Sì, è vero. Poi dipende sempre anche un po' dai vari stati. Abbiamo sempre avuto tantissimi grandi calciatori in Italia che arrivavano da Francia e da Germania, mentre giocatori inglesi, giocatori spagnoli per molti anni se ne vedevano pochi. C'erano tanti olandesi, italiani che andavano all'estero ce ne sono sempre stati pochi. Adesso diciamo che si è ampliato anche un po' tutto. Poi ora la globalizzazione ha allargato anche il mondo del calcio, non soltanto all'Europa, ma abbiamo visto De Rossi andare a giocare in Sud America, nella MLS, ora in Asia, nei paesi arabi. Quindi si è aperto un po' tutto, quindi per quello che ritornavamo prima al fatto delle bandiere o altro, non è soltanto un aspetto economico, ma è anche una sfida con se stessi, no? Di andare in un altro paese per vedere una nuova cultura e oltre a dare il proprio contributo nel proprio lavoro, vedere anche come si è noi stessi da un'altra parte. Ah, bene, bene. Senti, allora io direi ti posso lasciare andare anche perché sennò ti terrei qui un'altra ora a parlare di calcio perché mi appassiona in maniera bestiale. Come Hai la un'altra vedi? cosa lì? La tua Inter, dai, che concludiamo così. Come la vedi la tua Come? Inter? Come? Come la vedi Non ho la tua Inter? sentito. Ah, devo dire che insomma la vedo molto bene anche perché il manico è cambiata la mentalità, mi piace il mister. Che si prenda a carico la squadra, cioè che si espone in prima persona, e tu questo l'avrai visto come faceva Conte. Devo dire che però ho anche una grande stima e amicizia con Allegri, perché anche Max viene a mangiare nel mio ristorante, per cui Sarri non lo conosco. Però devo dire che l'Inter con Conte il passo giusto l'ha fatto come lo era con Mourinho, e da parte mia, da semplice appassionato di calcio, di ex praticante, credo che l'allenatore conti più o meno per quello che riguarda il gioco, non lo so, forse il 10%, il resto sono i giocatori che devono essere all'altezza di andare in campo e seguirsi, perché quello che dico io con l'Inter attuale, Conte si fa carico di tutto, tutela voi giocatori e gli permette di giocare in maniera quasi spensierata. Poi devo dire che anche con Lukaku, che ogni volta che pronuncio il nome Lukaku mi viene la pelle d'oca per la sua storia, per quello che ho letto, per quello che ho visto quando gli ho parlato, per la cultura che ha, per le lingue che parla, per il latte che la madre diluiva per darlo ai fratelli perché non avevano abbastanza latte in casa. Tutte queste cose le traduco in un Inter che mi appartiene. Poi se devo andare in pratica sul campo di calcio, devo dire la Juve, cioè, sul gioco, da sportivo non si discute, da sportivo non si discute, però devo dire che quest'anno siamo partiti molto bene. No, poi fa bene al campionato anche, quindi è giusto che sia così, ma come hai detto te anche ora dell'esempio di Lukaku, ci sono tante belle storie di sportivi che ce l'hanno fatta, ma che hanno vissuto storie incredibili che possono aiutare tanti giovani a credere nei propri sogni perché sono possibili. Sì, è vero, è vero. Bene, niente, io direi abbiamo fatto, non so, 45 minuti, quasi un'ora. Io ti Sì. ringrazio, Claudio. Naturalmente ti aspetto nel mio ristorante alla riapertura per farti assaggiare la mia cucina, magari ti farò qualche uovo, qualche gnocco apposta. E Volentieri, poi magari e fraccambio anche io, così ci almeno sentiamo nei quando ci prossimi vediamo, giorni, perché sarà ragazzi. finito tutto e sarà tutto di nuovo alla normalità e ci potremo di nuovo anche abbracciare e parlare insieme dal vivo. Bene, grazie. Magari ci ritroviamo sul Lavazza, su questo live di Lavazza su Instagram nei prossimi giorni. E grazie a tutti voi che ci state seguendo e grazie Claudio, complimenti per la tua vita e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Davide, in bocca al lupo a te Stiamo e in un saluto casa. Stiamo in casa tutti. a Stiamo in tutti. casa. Ciao, 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 ciao.
Ok. Cioè, conferma di voler terminare il video in diretta per me.